peraltro con Giovannelli hai già lavorato anche nei suoi film precedenti. Ecco, che cosa cambia quando ti ritrovi sul set con un regista con cui ci sono già varie esperienze? Con Bellocchio mi pare siete al quarto o quinto film insieme. Non ho fatto l'ultimo, mi è dispiaciuto tanto perché venivo dati la vananza. Mi sentivo, lui, ho chiacchierato, era impossibile perché dovevo fare una preparazione del film, non era possibile. No, il rapporto che nasce tra una coppia è importantissimo perché ti senti più tranquillo, però non è detto che uno debba sempre continuare. Infatti lo dico sempre anche a Claudio, lo dico sempre a tutti quelli che lavoro, che non è che dobbiamo innamorarci, sicuramente abbiamo fatto delle cose insieme, le abbiamo fatte bene, però sicuramente è una cosa che è successa e magari non succederà la prossima volta. Tu hai trovato un tuo meccanismo, un tuo stile, una tua dimensione, l'abbiamo trovato magari insieme e dopo ci rincontreremo in un altro film. Sicuramente sono delle cose che non devono continuare ad esistere, però che ben venga. Per esempio io con Claudio mi trovo benissimo, con Matteo era la prima volta che ci lavoravo, ma con Claudio avevo già fatto tre film, di cui uno era il più disperato di tutti e forse il più sperimentale di tutti, che era Lia e Luca. Lia gli occhi azzurri l'abbiamo girato con due panasonici piccolissimi, eravamo io e un operatore che poi mi sono portato nel primo re, che era giovanissimo, era Guido Michelotti, che adesso è cresciuto tantissimo e diventerà anche il direttore della fotografia, e lavoravamo con sei ragazzi che dovevano stare liberi, dovevano raccontare la famiglia, una cosa realistica. Lui veniva da un documentario che intitolava Fratelli d'Italia, quindi lui voleva un documentario come un film, e quindi abbiamo lavorato pochissimi soldi facendo un lavoro che secondo me ancora rivedendo è straordinario, ma è straordinario non tanto per noi, ma per chi c'era davanti la macchina da prendere, quegli attori che lui aveva. Nella paranza, gli attori che noi avevamo davanti la macchina, ma che non sono attori professionisti, erano meglio dei professionisti, per carità, nulla togliere ai professionisti, però sicuramente il rapporto che avevano con la macchina dopo due giorni, ecco come dice Orson Welles, cioè dopo due giorni lo sapevano che la macchina l'avevano dietro e io mi spostavo dall'altra parte, che l'operatore andava di là. Capito? Dov'è? Che obiettivo c'hai? Cioè, stupendo. Dicevo 50, non sapevano qual era la distanza, però sicuramente l'atteggiamento che avevano nei confronti del film era assolutamente professionale, come l'hanno avuto un po' tutti, anche la parte femminile, che erano veramente bravi. No, mi sono trovato benissimo con Claudio perché mi ha regalato la possibilità di fare un balletto all'interno di luci che non vedo, ed è la cosa più bella che possa. Infatti, io quando vedo episodi, ma non è che voglio criticare, voglio fare riflettere episodi anche nostri di serie dove senti sempre queste luci, secondo me è sbagliato perché chi è il direttore? Io manco sapevo che era il regista di un film, cioè io non sapevo, è un mistero, ma lo sapete, non sapere che c'è dietro. Bellini arrabbierebbe, Bellini diceva bugie, sempre bugie, ed era la cosa più bella, quella di non sapere cosa c'era dietro la macchina. Ora, dovremmo dimenticare tutto, i droni, è questo, è il roaming. Ho chiuso il telefono a un ragazzo che doveva fare un corto perché mi ha detto ma tu lo usi il Ronin? Ho detto senti, sentiamoci domani. Perché non mi parlava del corto. E allora io come faccio ad avere un tuo immaginario se mi parli del Ronin? Cioè chi me ne frega il Ronin? Non mi interessa. Lo useremo, però non è il momento adatto per parlare del Ronin. Quindi è questa relazione che io ho con Giovannesi